Coppia senza lavoro, coltivo 80 piante di marijuana, condannata a 14 mesi di reclusione con lavori di pubblica utilità per la donna che percepiva il reddito di cittadinanza. Addio contanti, anche il caffè al bar si paga con il bancomat, il POS è obbligatorio dal 30 giugno, previste sanzioni per chi non si adegua alla normativa. Il problema è che noi paghiamo commissioni, affitto del POS, spese bancarie. Ripristinato il flusso d'acqua nel canale Albani, dopo i lavori di riparazione, se perdura la siccità, gli anatidi verranno trasferiti. Enogastronomia, cultura e gite fuori porta, con il progetto Anziano Vale Oro, la terza età è più attiva. Al via da Tre Ponti di Fanno, le iniziative dedicate agli over 65 dei circoli della città. Divertimento e cultura nel centro storico di Fano, da domani in piazza tornano i giovedì sotto le stelle dedicati ai bambini, alla Mediateca Montanari parte la rassegna letteraria Memorabilia. Tombaccia di Fano in festa con l'evento dedicato al fritto, novità dell'11ª edizione, il Tris di biscotti fritti. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, da pochi giorni sono entrate in vigore le norme e le sanzioni per tutti i commercianti professionisti che non si sono ancora dotati del POS obbligatorio oppure che negano ai clienti i pagamenti con carte di credito e bancomat. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano gli esercenti del centro storico di Fano. Favorire pagamenti elettronici, combattere l'evasione fiscale e facilitare il più possibile la vita ai clienti nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, sono questi gli obiettivi della normativa in vigore dal 30 giugno scorso, dopo che il governo aveva già reso il POS obbligatorio nel 2013 rimandando l'applicazione delle sanzioni. Dopo ben 10 anni sono state rese operative, ma non senza polemiche. Alcune associazioni di categoria hanno chiesto di introdurre un tetto alle transazioni, ad esempio di 20 euro, sotto il quale non ci siano commissioni. Intanto sono scattati controlli in tutta Italia. Le multe applicate sono di 30 euro più il 4% della transazione negata, con possibilità di denunce immediate, segnalazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. Le sanzioni non vengono applicate solo nella condizione in cui ci sia un'oggettiva impossibilità tecnica, come il POS temporaneamente fuori uso. Sul tema Giada Coacci ha sentito il parere degli esercenti del centro storico di Fano, tutti muniti di questo dispositivo da ormai diverso tempo. Cosa ne pensa dell'obbligo di accettare qualsiasi tipo di pagamento tramite POS? Era logico che si arrivasse qui. Qual è il problema? Il problema è che noi paghiamo commissioni. Affitto del POS, spese bancarie che possono essere più o meno alte a secondo che ti pagano con bancomat o che ti pagano con carte di credito. Tutto questo non va bene perché comunque è a carico nostro, che già abbiamo dei guadagni risicati. In più, se io mi devo accollare delle spese che dovrebbero essere dello Stato, visto che il problema è dello Stato, per fare controlli, ma non si sa per quale oscura ragione. Non è che noi non vogliamo i pagamenti col POS, chissà per quale ragione. Accollatevi voi le spese. E quale negoziante rifiuterebbe un pagamento col POS? Assolutamente nessuno. Anche per noi non è facile controllare se un POS va a buon fine, perché si arriva dall'estero, si arriva dall'Italia, si arriva dal sud, si arriva dal nord, abbiamo degli accrediti diversi, delle cifre diverse, che per noi controllare è impossibile. Spesso la gente parla male, bisognerebbe starci a fare l'imprenditore e dopo le cose sarebbero diverse. Cosa ci può dire delle sanzioni? Servono per schifirci proprio, però, come dico sempre io, ma per tante cose. Il problema non è loro che ti obbligano qualsiasi cosa, il problema è il nostro che accettiamo qualsiasi cosa. Penso che ormai si vada in questa direzione, nel senso che la gente tende a uscire senza il contante, almeno quella è l'esperienza che abbiamo noi. Quindi si accetta tutto e basta, si fa quello che si può. E per quanto riguarda le sanzioni? Sanzioni io non ho visto nessuno, quindi nel senso non ho sentito parlare ancora di niente, la cosa è appena iniziata, quindi non ti so dire se faranno controlli, se passeranno, non lo so. Anche perché dopo metti in difficoltà la persona, se non ha niente con sé per pagare dovresti dargli le cose sulla fiducia e aspettare che torni.
Anche perché andremo sempre più sull'elettronico e i contanti tenderanno a sparire. Ormai penso che solo in Italia siamo rimasti indietro su questo aspetto. Ecco, all'estero io viaggio tanto, questo problema non l'ho mai avuto, quindi... Due conviventi, lui disoccupato di 57 anni e lei 61enne destinataria del reddito di cittadinanza, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione illegale di stupefacenti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Tavoleto, che hanno eseguito una perquisizione a carico della coppia a Montecalvo in Foglia. Per gli accertamenti sono intervenuti anche il nucleo cinofili e il servizio veterinario della SUR Marche. I militari, nei terreni che circondano l'abitazione, hanno individuato 80 piante di marijuana. In casa, inoltre, i due conviventi, originari di Bologna, detenevano quasi 4 kg della stessa sostanza già essiccata e pronta allo smercio, oltre alla classica strumentazione utilizzata per pesare e confezionare la droga e ad alcune centinaia di euro presunto provento dello spaccio. L'autorità giudiziaria di Urbino ha convalidato gli arresti e applicato ad entrambi, a seguito di richiesta di patteggiamento, 14 mesi di reclusione ma pena sospesa e una pena pecuniaria, disponendo i lavori di pubblica utilità per 4 mesi a carico della donna. Incidente autonomo la notte scorsa intorno alle 4 in Viale Trento a Pesaro, dove una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un veicolo in sosta. Inevitabile l'effetto domino che ha provocato danni anche ad altri mezzi. Inoltre l'auto centrata in pieno dalla donna le ha fatto da trampolino di lancio che l'ha catapultata contro altre macchine. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso di Pesaro, ma non sarebbe in gravi condizioni. Per fortuna non ci sono altri automobilisti coinvolti, solo un grande spavento per i residenti della zona svegliati dal frastuono provocato in piena notte. Partono da Tre Ponti di Fanno le iniziative dedicate agli anziani dei circoli ricreativi e degli orti della città, 12 in totale gli appuntamenti previsti fino al 1° settembre. Dalla gita in barca alla gara di burraco, dal cinema all'aperto fino alla visita guidata nella città di Pergola, è giunta la 32esima edizione, questa calda terza età organizzata dal comune di Fano in collaborazione con la Proloco, i 15 circoli ricreativi della città e le 3 aree ortive. Come annunciato dall'assessore al welfare Dimitri Tinti, l'amministrazione finanzia il progetto con 18.000 euro e intende garantirne la continuità fino al 2024. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 7 luglio alla cooperativa Tre Ponti, dove verrà presentato il programma che intratterrà 1.000 over 65 con 12 iniziative fino al 1° settembre. Sono già 140 le adesioni per la serata di domani. Per partecipare alle prossime iniziative, ad un costo che varia dai 5 ai 20 euro, sarà necessario contattare Giorgio Falcioni o Sauro Berluti. Assessore, un progetto che si amplia e si rinnova. Il progetto è sempre di promozione della longevità attiva, si chiama Old But Gold, cioè anziano vale oro, quindi il nome è già significativo. Gli altri anni era solo su Fano, adesso parte tutte le varie iniziative, attività, laboratori, scambi culturali, percorsi anche di scoperta enogastronomica, su Fano, dal 7 luglio la prima serata, poi per tutta l'estate e poi da settembre, una volta che il Comitato dei Sindaci dell'ambito l'avrà valutato e approvato, davvero questo progetto si amplia su tutto il territorio dell'ambito sociale 6, coinvolgendo anche quelle associazioni che hanno partecipato al tavolo per la costruzione del piano sociale e che sono appunto presenti negli altri comuni. È la dimostrazione che questo progetto si vuole aprire al territorio, così come i circoli e gli spazi dedicati agli anziani debbono sempre di più aprirsi agli altri, alla comunità e quindi essere vissuti anche da altre fasce di età e sempre di più collaborare tra loro. Ecco, questi sono i due elementi che secondo me caratterizzano questo progetto. E quindi ecco, per sempre per dimostrare che la nostra comunità, non solo quella di Fano, ma di tutto il territorio dell'ambito, davvero è una comunità solidale che vuole sentirsi parte di un territorio.
In questi giorni Enel Green Power ha provveduto a riparare la perdita di acqua che da diverso tempo fuoriusciva dal canale Albani sull'ultimo tratto della pista ciclabile di Viale Kennedy. Per poter effettuare i lavori, a partire dalla mattinata del 4 luglio, si è reso necessario abbassare il livello dell'acqua per scoprire la fessurazione interna alla sponda sinistra, che è stata ripulita e riparata. È stato possibile altresì riscontrare due ulteriori fessure poste più a monte dallo stesso lato. In collaborazione con gli uffici dell'assessorato all'ecologia urbana del comune di Fano, Enel Green Power ha monitorato lo stato di salute della fauna ittica e degli anatidi, provvedendo a ripristinare prontamente il flusso dell'acqua dal fiume Metauro, che già da ieri mattina, grazie alla velocità con cui sono stati eseguiti i lavori, è tornato regolare. Appunto. Inoltre, vista la siccità, dall'ufficio fanno sapere che sono già state preallertate le associazioni che hanno stipulato il protocollo per la gestione degli anatidi e in caso di necessità saranno recuperati e trasferiti così come i pesci. La Camera di Commercio e la Regione Marche hanno stanziato 3 milioni di euro per le imprese colpite dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino, in particolare il comparto moda, calzature e pelletteria. L'intervento riguarderà le aziende operanti nell'export verso operatori economici con sede operative in Russia, Ucraina e Bielorussia, condizione questa che dovrà essere verificata facendo riferimento all'esistenza di un contratto di fornitura verso quelle imprese, mentre il pregiudizio derivante dalla crisi dovrà essere dimostrato provando che la consegna della merce e l'incasso totale del credito non sono avvenuti. Cambiamo argomento, dal 7 luglio tornano i giovedì sotto le stelle con tante iniziative dedicate ai bambini in piazza 20 settembre a Fano. Fanno città delle bambine e dei bambini conferma i giovedì sotto le stelle, un'iniziativa che attrae e diverte i più piccoli all'interno di piazza 20 settembre, che per l'occasione diventerà un grande parco giochi a cielo aperto. In programma ben 10 appuntamenti ogni giovedì dal 7 luglio all'8 settembre, dalle ore 21 alle ore 23. Proporremo ai bambini diverse iniziative, laboratori di tipo ambientale, sulla mobilità, pittorico-creativi, ma anche nei momenti didattici con i laboratori d'inglese o anche quelli di tipo naturalistico insieme a Casa Archilei Argonauta. Ci saranno in piazza i laboratori di ASET, di Adriabus, di Avis e molte iniziative come il cinema sotto le stelle con appunto dei film dedicati esclusivamente ai bambini, e chiuderemo a settembre con due appuntamenti dedicati alle associazioni sportive in una sorta di gala dello sport dove faranno vedere ai bambini quali sono le loro principali attività. L'obiettivo delle serate è quello di contribuire alla rivitalizzazione del centro storico creando un appuntamento permanente e divertente in cui non solo i bambini e le loro famiglie sono coinvolti, ma anche giovani, turisti, persone di tutte le età. Torniamo un po' a quelli che erano i programmi ante pandemia, insomma, rispetto allo scorso anno avevamo avuto diverse limitazioni, quindi ritorniamo in forma splendida, come si dice, quindi è questa offerta sia per i nostri concittadini ma anche per i turisti, quindi è un programma sia di accoglienza turistica ma anche per un'attenzione che noi vogliamo mantenere nei confronti dei più piccoli, come ci è stato richiesto anche da loro attraverso le loro attività del Consiglio dei Bambini. Da Fano a Pesaro, perché domenica 10 luglio al Campo di Marte in Baia Flaminia si terrà un evento dal titolo Libertà di Cura, organizzato dal gruppo Cittadini Liberi Pesaro. Al centro dell'incontro l'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede la salute come diritto fondamentale dell'individuo, specificando che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. All'iniziativa, prevista dalle 17.30 alle 21.30, interverranno la dottoressa Anna Rita Iannetti, Paolo Svegli e Gianmarco Capitani, con l'intervento musicale di Andrea Marinoni. Merito e competenza salgono sul palco del Teatro della Fortuna a Fano in occasione della consegna di 226 borse di studio promosse da BCC Fano per un totale di 82.000 euro erogati. Un evento che celebra l'impegno e la forza di volontà dei giovani nel nome di Mirko e Monica Buttaroni, i neosposini di Lucrezia scomparsi nel 1996 durante il ritorno dal viaggio di nozze nel tragico incidente aereo avvenuto sui cieli di Long Island nello stato di New York. Proprio a
loro è intitolata l'iniziativa delle borse di studio che nell'arco di 26 anni ha premiato quasi 3.000 studenti. La cerimonia si svolgerà domani appunto in teatro dalle ore 17.30. Verranno premiati gli studenti più meritevoli, figli dei soci o dei dipendenti della banca, che hanno frequentato l'ultimo anno di scuole medie e superiori nonché dei corsi di laurea. E domani sera invece prenderà il via la nuova edizione di Memorabilia con 4 incontri letterari alla Mediateca Montanari di Fano. Sarà la scrittrice Chiara Tagliaferri ad inaugurare la 7ª edizione di Memorabilia, la rassegna letteraria che torna nei giardini della Memo con 4 appuntamenti nel mese di luglio. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore Samuele Mascarin, dall'organizzatore della rassegna Emiliano Visconti e dalla direttrice del sistema bibliotecario Valeria Patrignani. Quelle rassegne che la Mediateca e il sistema bibliotecario sono riusciti a mettere a riparo anche negli ultimi 2 anni difficili del Covid, e quest'anno arriviamo a una 7ª edizione che è anche un ritorno un po' alla normalità. Appuntamenti con la letteratura, in particolare con la letteratura contemporanea italiana e non solo, con grandi autori e anche con un'aspettativa importante che abbiamo per un autore che in questo momento è finalista del Premio Strega, che proprio l'8 luglio vedrà la premiazione. Un'edizione quindi per noi importante, perché non solo di rilancio ma anche di ripartenza per una stagione estiva della Mediateca Montanari assolutamente interessante e gradevole non solo per i fanesi ma anche per i turisti. Sarà necessario prenotare? No, non è più necessaria la prenotazione, ingresso libero a partire dalle 21 tutti i giovedì sera. Domani Tagliaferri, autrice di trasmissioni radiofoniche, presenterà il suo primo romanzo che racconta la storia di un ricatto e di una rinascita. Aveva già scritto dei libri insieme a Michela Murgia, quelli Morgana, tratti dalla sua trasmissione, dalla loro trasmissione che andava in podcast su Storia Libera FM, una storia di donna, di donne, piena, una specie di famiglia matriarcale, insomma, che c'è dietro alla storia che lei racconta in questo Strega Comanda Colore. E si prosegue poi con Claudio Piersanti. Claudio Piersanti ha scritto un libro osannato dalla critica, una grande penna, qui stiamo parlando di alta letteratura, infatti è candidato al Premio Strega, e è un libro che riesce a trattare il tema dell'amore come sa fare la grande letteratura, senza sconti e con molta profondità. Terzo ospite? Terzo ospite è Francesco Abate, per portarci dentro una Cagliari del passato, una Cagliari di più di 100 anni fa, la Cagliari della Belle Époque, dello stile Liberty, in cui è ambientato questo romanzo, La Congiura dei Calafati, che ha il pretesto del giallo per raccontare comunque i drammi degli uomini e le loro solite preoccupazioni. E verranno proiettate anche delle immagini per l'occasione? In questo caso ci porterà dentro Cagliari proprio proiettando le immagini della Cagliari che lui ha raccolto negli anni, della Cagliari di quel periodo, proprio per farci entrare meglio nello spirito, nei luoghi, in quello che il romanzo racconta. E infine ci sarà una piccola deviazione per l'ultimo appuntamento. Claudio Zonghetti è una fanese, quindi è come tutti gli anni noi cerchiamo di dare sempre spazio a qualche figura importante della città. Claudio Zonghetti quest'anno ha vinto tanti premi per le sue traduzioni, esce dalla traduzione di Fratelli Karamazov di Dostoevskij e ci ha regalato questo Stalingrado di Vasily Grossman, romanzo osteggiato dal regime, censurato, finalmente pubblicato e finalmente da lei magistralmente tradotto. E la festa più gustosa dell'estate sta per tornare a Tombaccia di Fano. Stiamo parlando della Festa del Fritto, che si terrà sabato 9 e domenica 10 luglio. Novità della 10ª edizione, il tris di biscotti fritti. Tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Torna una delle manifestazioni più riuscite e gustose della città di Fano. Dal 9 al 10 luglio nei giardini del quartiere Tombaccia, i volontari dell'associazione culturale Quedla dal Fium sono pronti per dare il via alla 11ª edizione della Festa del Fritto. In entrambe le giornate gli stand gastronomici apriranno dalle ore 19 per offrire tutti i prodotti tipici come la frittura di verdure, pesce e carne, oltre ai vari menù. Novità di questa edizione, il tris di biscotti, ovviamente fritti. Partiremo nuovamente con la Festa del Fritto. Dopo 2 anni sabbatici che non ci hanno consentito appunto di proseguire questa manifestazione, questa sarà l'11ª, ma su un decorso di 13 anni.
faremo la manifestazione in linea con quello che abbiamo fatto nelle edizioni precedenti, per cui avremo il ballo al sabato che precederà l'orchestra Polisano e il ballo sarà appunto realizzato dal corpo di balla Dance Mania. La domenica invece avremo balla onda e saranno preceduti dal corpo di ballo di Sabrina che proporrà una sua esecuzione. Agli stand enogastronomici ci sarà la perla di Maurizio che proporrà appunto le sue pietanze fritte. E a coronamento del tutto proporremo anche un trist di dolcetti sempre fritti che le persone avranno la possibilità di degustare. Ma la festa del fritto non è solo gastronomia e buona musica. In entrambe le giornate non mancherà l'intrattenimento, le mostre, i mercatini e il divertimento per i più piccoli. Insomma, si torna finalmente alla normalità con gli eventi nei quartieri cittadini. Anche Tombaccia riprende il suo evento, un evento che negli anni si è saputo caratterizzare per una grande presenza di pubblico, quindi per la possibilità di far conoscere anche questo quartiere, ma anche per dare una grossa vitalità per aggregare la comunità di Tombaccia e devo dire che è la stessa che poi dà una grande mano alla città per realizzare una serie di eventi. Questo è il modo giusto di creare la città, di creare la comunità e quindi da parte nostra è una bella soddisfazione dopo un periodo così delicato come quello della pandemia rivedere che tutti i quartieri riprendono appieno le proprie attività. Quindi è importante adesso da parte di tutti dargli pieno supporto, quindi questo sabato e questa domenica a Tombaccia ritornerà l'evento che tutti abbiamo conosciuto in questi anni. Sempre questa mattina è stata presentata la 30ª edizione di Fano Jazz by the Sea. L'evento torna dal 22 al 31 luglio con 10 giorni di festival, 43 concerti, 35 dei quali gratuiti, e 200 musicisti che si esibiranno in diversi luoghi del centro storico e del lungomare fino a Torrette e a Ponte Sasso. L'evento poi, come di consueto, si concluderà con l'appuntamento al Parco Golena del Furlo ad Acqualagna, che passerà il testimone alla rassegna Terre Sonore, prevista in 15 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Ed ora i sostenitori di Fano TV, oggi ringraziamo di vero cuore Massimo Mengucci. Grazie Massimo, e noi tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al saggio di danza a cura delle scuole Dance Movement e ASD Magia Danza di Senigallia. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale Occhio alla Notizia che torna domani sera alle 20:30. Buona serata.